Questa sera siamo tutti qua per la presentazione della squadra dell'AS Volley Soverato che milita in A2 e qui scatterebbe l'applauso già solamente per questo, perché è un fiore all'occhiello per la Calabria. Dici Soverato e pensi al mare 12 mesi all'anno. Dici Volley Soverato e per 12 mesi all'anno pensi al più importante club calabrese di pallavolo femminile assieme a Palmi. E ne approfitto della presenza quella di tutti. È il giorno della presentazione ufficiale dove attese e buoni propositi sono tantissimi. Coach Saia, quali sono le certezze e le insidie della sua squadra? Ma diciamo che in questo momento abbiamo tante cose in cantiere, siamo ancora in piena costruzione, la squadra è nuova per 9 dodicesimi, quindi stiamo ancora costruendo quel gruppo e quegli automatismi che poi ci serviranno durante tutta la stagione. 16 ottobre però si avvicina il debutto contro Legnano, importante partire col piede giusto? Assolutamente sì, però credo che sia una cosa normale per noi, per la programmazione che abbiamo fatto, non essere splendidamente brillanti alla prima partita quanto essere pronti in un momento importante della stagione. Quindi verso dicembre, verso novembre-dicembre, quando si giocheranno le partite importanti per la qualificazione alla Coppa Italia. Mini giro di carte al campionato, quali sono le favorite e quali potrebbero essere le outsider? Ma io vedo Trento, Pesaro, Filottrano come le tre squadre che sulla carta hanno i roster più prestigiosi. Io spero di inserire Soverato tra gli outsider. Passo subito la parola al presidente. Settimo nastro di partenza della Serie 2, tante attese e forse una sola recriminazione, quella di essere l'unica a non avere uno sponsor. Questo è vero, ma credo che ci stiamo attivando insieme ai nostri amici e ai nostri dirigenti a creare finalmente un pool di sponsorizzazione per quest'anno e anche per gli anni che verranno. Diciamo che questo settimo anno parte sotto buoni auspici, perché veniamo da un'annata precedente dove abbiamo sfiorato la promozione in A1, abbiamo partecipato alla finale di Coppa Italia. Vorremmo partire da queste belle bei risultati che abbiamo avuto per fare anche quest'anno un buon campionato che possa essere veramente lo specchio di questa Calabria che ha necessità di cose positive per poter decollare. A fronte di un'organizzazione ormai rodata rimane sempre il grosso punto interrogativo di un palascoppa vetusto e poco capiente. Vibo e Crotone sono lontane, ma Catanzaro non risponde. No, l'amarezza è questa, perché vi sono dei palazzetti che sono in condizione non di agibilità. Noi vorremmo con questi risultati, con questo campionato, spingere le autorità a metterci nelle condizioni di poter disputare nella zona, nella provincia di Catanzaro, eventuale playoff e perché no, un'eventuale promozione in A1 con un palazzetto degno di questo nome. Il messaggio che vogliamo dare stasera è quello di dire ci siamo anche noi, questa Serie A, settimo anno, siamo la squadra di Serie A più vecchia del campionato. 7 anni fa nessuno ci dava questa opportunità di fare 7 campionati, le abbiamo fatto tra 1000 difficoltà, solo dotati di una grande passione, di una grande voglia di fare, siamo arrivati ai nastri di partenza di questo campionato. Ci auguriamo di poter fare anche quest'anno un campionato dignitoso per dare ancora l'opportunità a questa Calabria di dire nel mondo dello sport ci siamo anche noi. E di solito al presidente non si fanno domande tecniche, ma lei viene dalla gavetta della pallavolo, dalle serie inferiori, è salito su assieme alla sua creatura. Qual è il livello tecnico di quest'anno? Credo che quest'anno sia un campionato di Serie 2 che in alto è molto livellato, perché ci sono squadre di categoria, squadre di spessore che si sono ben attrezzate. Noi abbiamo allestito una squadra degna di considerazione con un allenatore pieno di voglia, pieno di desiderio di fare bene, viene dalla 1. Credo che questo binomio, la vecchia dirigenza, la vecchia società con un tecnico nuovo e voglioso di fare possa essere un buon mix per fare bene. Abbiamo anche, ci siamo muniti di uno staff tecnico, sanitario ed amministrativo di tutto spessore, abbiamo finalmente uno staff che si interessa della promozione dell'immagine della società, quindi anche dal punto di vista sponsor siamo in cantiere per fare bene. E poi c'è lei, il nostro capitano, Alessia Travaglini.
Capitano, un'altra cerimonia di presentazione, altre attese, altre insidie di questo campionato, ma lei che ormai insomma è rodata a mille battaglie, cosa pensa? Ma penso che come tutti gli anni ci ritroviamo in un clima di serenità, pronte a fare bene, sappiamo quali sono i nostri obiettivi e lavoriamo pian piano tutti i giorni per cercare di arrivarci. Passo dopo passo, senza fare grossi proclami, e prendiamo tutto ciò che verrà di buono da questo discorso. Dall'alto dei suoi centimetri dell'esperienza, cosa ha detto alle nuove ma anche diciamo all'intera compagnia? Ma cosa ho detto? Che questo è un posto in cui si sta molto bene e soprattutto se la stagione riusciamo ad incanalarla nel modo giusto come è successo l'anno scorso, ci possiamo togliere veramente delle grandi soddisfazioni. La domanda più strana che le hanno fatto? Oddio, me ne hanno fatte parecchie, quindi non saprei fare una scelta. Forse, non lo so, il classico quanto sei alta, non so. Emergere non solo nelle sport, e quindi il mio augurio che lo sport possa essere traino anche per il resto della Calabria. Sindaco, Letizia è un pallone da calcio, però non è da pallavolo. Un pallone da calcio sì, però è leggero, quindi lei lo usa anche per giocare a pallavolo, diciamo, polivalente. Ti piace il calcio o la pallavolo? La pallavolo, prima facevo danza. Va bene, per la cronaca. Sì. Scherzi a parte, è sempre un piacere sentire i bimbi, la loro leggerezza e la loro ingenuità. Sì. Leggere devono essere anche le ragazze della pallavolo, ma pesante, impegnativo è il compito che le aspetta. Ancora una volta rappresentano l'apice del movimento in Calabria che insieme a Palmi si espone, diciamo, al giudizio di tutta Italia. Sì, pesante e impegnativo è anche, diciamo, la verità, il ruolo del presidente di Totò Matozzo, che ogni anno con un pizzico di follia investe anche di tasca propria, insomma, nella pallavolo e soprattutto nel portare alto il nome di Soverato. Le ragazze hanno un compito arduo, quello di disputare un campionato di Serie A, quindi non è certo semplice, sappiamo che è professionismo, ma il compito più importante che io gli chiederò è quello di portare in alto il nome di Soverato e soprattutto della nostra regione, della Calabria, che anche attraverso lo sport e grazie allo sport deve dimostrare che è un territorio capace anche di emergere e che quindi che lo sport sia volano e da traino anche per una risalita, non solo appunto in ambito sportivo. Questa è la certezza, c'è il sassolino però del Palascoppa che è sempre più grosso. Beh, diciamo che il Palascoppa, ad onor del vero, da due anni, da un anno e mezzo, quando c'è una nuova amministrazione, è stato dotato di un impianto di riscaldamento, cosa che non aveva. Tutti gli spogliatoi sono stati ammodernati, sono state sostituite le caldaie, abbiamo rivisto il manto da gioco, gli spalti, insomma, abbiamo dato un grosso contributo per renderlo nel miglior modo possibile. Per una società ambiziosa non è proporzionato? No, assolutamente no. Non è un palazzetto che può soddisfare le esigenze di un campionato di Serie A, dobbiamo anche essere sinceri, noi stiamo lavorando a dei contributi europei, comunitari per poter costruire un nuovo palazzetto, ma che sia un palazzetto comprensoriale. Bisogna finirla di pensare che ogni comune deve avere il palazzetto, il cinema, il teatro, l'ospedale. È anche giusto iniziare a ragionare su comprensori e quindi che il palazzetto che sarà costruito a Soverato sia un palazzetto comprensoriale come d'altronde è il teatro. È una speranza o un annuncio? È un annuncio, ci stiamo lavorando, i finanziamenti si sbloccheranno a breve, stiamo aspettando anche che la Regione Calabria inizi a dar seguito anche a questi nuovi piani di finanziamento comunitari e dopodiché abbiamo già la domanda, il progetto pronto da essere depositato. Ci siamo anche noi, vogliamo contare anche noi nel campionato nazionale di Serie A. È chiaro che in questo momento il Presidente e tutta la dirigenza...